Io con Giuseppe Rossi mi sono incontrato a Coverciano il 7, alle 6 di pomeriggio, prima di dare i 30. Sono andato perché volevo parlare con lui, volevo avvisarlo che aveva fatto pochi minuti. I tempi che erano previsti per un recupero non sono stati attuati in campo. La finale Coppa Italia ha giocato pochi minuti. Sono andato con l'intenzione di dire che non era nei 30. Poi ho capito che era qualcosa di bello, qualcosa di forte, poteva essere un messaggio per tutti, poteva essere veramente qualcosa da far leggere ai nostri ragazzi. Un ragazzo che ha 4-5 mesi, che sta lottando, che lotta, che soffre, determinato, ha detto ti sorprenderò. E io in quel momento ho detto che non era nei 23. L'ho ripetuto due volte, ho detto Giuseppe non sei nei 23, però può essere una bella storia da raccontare. E ho anche detto che è una decisione sofferta perché devo lasciare a casa un ragazzo che con me in 10 anni ha sempre avuto dei comportamenti straordinari, non tanto in campo ma anche fuori. E non ho avuto così il coraggio in quel momento a essere forte. Ho accettato questa sfida bella, però ho ripetuto più volte, beh, ricordati, non sei nei 23. Abbiamo iniziato a lavorare, ha lavorato sempre bene, con entusiasmo, con voglia di fare. Se vi ricordate la mia prima intervista sulla domanda, dissi, ma qualsiasi cosa possa succedere, Giuseppe Rossi ha già vinto. Se vi ricordate, l'ho detto il primo giorno. Quindi tutti sapevano il proprio ruolo, quindi mi meraviglio che si sono meravigliati poi. Prima della partita, l'ultima, lo chiamai e dissi, guarda, abbiamo visto tutti gli allenamenti, li abbiamo filmati tutti, dal punto di vista fisico abbastanza bene, ci sono dei valori buoni, altri meno buoni, però non è tanto quella la condizione. Voglio vedere qualcosa in più in campo, voglio vedere quei gesti che inconsciamente un giocatore fa dopo aver subito un trauma. E ho detto, li vorrei vedere stasera, vorrei vedere un attaccante che gioca d'attaccante, non un giocatore che viene a giocare con i centrocampisti, che so che sei molto bravo, è uno dei più bravi in assoluto e tecnicamente il più dotato. Ho tolto anche Immobile, l'ho messo davanti, proprio per capire se magari era questione di ruolo, ma io non ho visto quello che dovevo vedere. E ho una grande responsabilità nei confronti della mia squadra, nei confronti delle scelte, dei giocatori che stanno bene, nei confronti della Fiorentina che ha fatto un investimento su questo ragazzo, nei confronti dei tifosi della Fiorentina. Era un rischio talmente grande che non me la sono sentita, sarebbe stato per me facile sceglierlo. Saremmo tutti contenti, apparentemente contenti, ma il rischio è troppo grande. E quindi io gli ho comunicato che non aveva completato il percorso di guarigione.